Le identità delle professioni sociali, il tema portante di un convegno che si è tenuto a Palazzo Widmann e che ha coinvolto buona parte degli iscritti all'ordine e dalle associazioni professionali, dei collaboratori e dei dirigenti dell'ambito sociale pubblico e del terzo settore. Numerosa la presenza anche di studenti e docenti dei centri provinciali di formazione. La professione sociale storicamente è sempre stata orientata all'aiuto, al sostituirsi alla persona. Nel corso degli anni è cambiata un po' la logica e la filosofia anche del lavoro sociale, si è detto no, non bisogna sostituirsi alla persona, quello che bisogna fare è accompagnare e sostenere la persona a sviluppare da sola il suo progetto di vita. E oggi insomma il convegno è soprattutto orientato a discutere insieme come ulteriormente andare in questa direzione. Nell'incontro sono stati evidenziati dai relatori come siano cambiati i tempi e di riflesso come sia mutato l'aspetto socio-assistenziale. Se facciamo un esempio concreto, prendiamo il lavoro con le persone disabili, fino a qualche anno, decennio fa, il lavoro consisteva sostanzialmente nel considerare il disabile una persona non in grado di gestirsi da sola e quindi ad andare a fare al suo posto determinate attività. Fortunatamente nel corso dell'anno è un po' cambiata la filosofia, oggi non si considera più il disabile una persona non in grado di provvedere da sola a se stessa, ma una persona che ha bisogno di avere un qualche consiglio, aiuto, supporto nel fare questo. E come è successo per i disabili, questa è una dinamica che abbiamo anche per gli anziani, per i minori e per tanti altri settori. È stato posto l'accento dunque sull'importanza delle professioni sociali e del ruolo che esse svolgono nei confronti dei pazienti e della società nel suo complesso, iniziando proprio dalle nuove generazioni. È importante anche che il convegno ci siano anche parecchi studenti, quindi persone che al momento stanno studiando, perché anche a loro ovviamente in vista del lavoro che vanno a fare è importante comunicare questa filosofia, quindi non la filosofia che io devo fare tutto al posto degli altri, ma io devo essere lì il meno possibile e al momento del bisogno.